dal vostro M dal Bakasan. Oggi siamo alla stazione di Kyoto, in partenza verso prima Osaka e poi Hiroshima. Intanto sta arrivando lo Shinkansen. Vorrei fare una piccola puntualizzazione prima sull'utilizzo del wifi in Giappone. Il wifi in Giappone c'è ovunque, nel senso che le stazioni della JR, le torrette dell'autobus, il metro di Tokyo hanno tutti una connessione wifi libera e gratuita per almeno 3 ore al giorno, chiunque si connetta. Noi in Italia siamo indietro non anni luce, se ci fosse un'unità di misura ancora più ampia, di più. Il Bakasan, siamo sopra al Shinkansen Sakura, diretti a Hiroshima. Stiamo arrivando a Kobe adesso, volevo farvi vedere i sedili, erano fatti con questo vellutino così, e non siamo certo in prima classe. Lo spazio è sempre molto ampio, ma basta parlare dei treni, so che non ne potete più. Volevo solo farvi notare una cosa che nessuno mi ha ancora chiesto: come mai vado in giro con un cappello con scritto Ungheria? La spiegazione è molto semplice, perché se io dovessi fare delle cazzate, cosa molto probabile conoscendomi, la colpa ricadrà su un ungherese, non su un italiano. Baka, cosa ne pensi di questo? Io e il Baka-san qua al mio fianco siamo arrivati a Hiroshima, stiamo lasciando la stazione per andare all'ostello e volevo subito darvi qualche piccola... Non mi sento molto a mio agio a stare in questa città, non lo so perché. Bakasan dice la sua in maniera molto convincente e vedremo dopo che andremo a fare un giro in mezzo ai vari parchi commemorativi. Ciao a tutti dal vostro M e dal Bakasan là dietro. Come vi dicevo, questa città mi inquieta e adesso mi inquieta ancora di più per quello che c'è alle mie spalle. Potete vedere uno dei pochi edifici che è sopravvissuto all'esplosione della bomba atomica. E sì, pensare di guardarmi intorno, vedere una città che comunque è ricostruita, che ha tutti gli edifici, gente che cammina, gente che si muove, pensare che 70 anni fa, tutto questo, quasi 70 anni fa, tutto questo non c'era, mi fa essere molto anti-americano. Alle mie spalle la campana con tutte le gru fatte dai bambini per ricordare la pace. Davanti a me, adesso ve la faccio vedere, potete vedere lì in mezzo la fiamma che verrà spenta solo quando anche l'ultima arma atomica sul pianeta verrà distrutta. Studentesse delle superiori. Il Bakasan, adesso siamo nel punto dove quasi 70 anni fa, 600 metri sopra di noi, è esplosa la prima bomba atomica usata in guerra. Prima mi sono riferito agli americani, ma mi sono sbagliato perché il problema non sono gli americani, ma voler predominare su tutti degli Stati Uniti d'America. Questo è il vero problema che attanaglia questo mondo. Ebbene, dopo 2 ore di visita al Museo della Pace qua a Hiroshima e mezz'ora di ascolto di un programma Wikiradio del 6 agosto di quest'anno in cui si parla appunto dell'esplosione della bomba atomica,
io e il Bacassanti siamo seduti qua sotto il parco a pensare del perché questa esplosione, ma soprattutto a pensare questa città che è piena di vita, piena di gente molto più allegra e cordiale di quella che abbiamo trovato nel resto del Giappone, che ti attacca bottone, vero Baka? E a quello che gli è successo quasi 70 anni fa. È incredibile. Qualcuno dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e pensare a ciò che ha fatto. Quando si dice contatto della natura, l'uomo che dalla macchina dà da mangiare agli uccellini. Bellissimo. Bacassan, siamo dallo Yakitorano. Sono i nostri spiedini. Si stanno cuocendo. Per questa sera da Hiroshima vi salutiamo. Domani andiamo a Miyajima, sperando che sia una giornata un po' più allegra di quella di oggi, perché oggi non è stata molto allegra. Un saluto dal vostro Anne e dal Bacassan. A domani. Ciao!